Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Vivere in Corea del Sud. Oggi andremo a fare una passeggiata notturna nelle vie di Daegu e parleremo di lavoro in Corea. Quello che vedete, tra l'altro, è il centro commerciale attualmente più grande di tutta la Corea e si chiama Shinsegae, ovvero Nuovo Mondo. Andando all'argomento del giorno, parleremo di lavoro e se è possibile farlo senza una laurea. L'argomento nasce da una riflessione fatta sui vostri messaggi, sia sui commenti al video di YouTube e sia sulla pagina di Facebook del canale. Io non sono l'impiegato della dogana che andrà ad accettare o meno la vostra pratica, né il capo azienda che vi sponsorizzerà o meno, però sulla base della mia esperienza vi posso dare qualche consiglio o indicazione. Lavorare in Corea non è facile, non è impossibile, ma già si parte svantaggiati, perché comunque anche a parlare coreano siete un numero su milioni di coreani che già lo parlano. Ci sono due tipologie di lavoro, quello full time e quello part time. Quello part time generalmente è più facile da fare e soprattutto molti studenti stranieri hanno accesso dopo i 6 mesi dall'arrivo, perché prima non si può fare altrimenti è illegale per una serie di motivi che andrò a spiegare un'altra volta. E poi quello più complicato da fare è il lavoro full time. Per fare il lavoro full time ci sono numerose opzioni, io non conosco le dinamiche di tutte, però in linea di massima so diversi contesti in cui si sviluppa tutto quanto, e molti stranieri lavorano come insegnanti di lingua, soprattutto i parlanti anglofoni, diciamo. Dopo ci sono gli hotel ed infine le aziende. I lavori all'hotel e nelle scuole sono relativamente più facili da prendere, perché appunto si cerca uno straniero piuttosto che il coreano. Lavorare in un'azienda invece è molto più complicato, perché qualora l'azienda volesse prendervi ci sono dei prerequisiti che impone il governo e che possono diventare dei veri e propri ostacoli. Già l'azienda magari e restia ad assumere lo straniero perché non conosce l'ambiente, e quindi magari ci saranno degli scontri per la lingua, degli scontri culturali, e quindi magari se si assume la responsabilità di prendere uno straniero è perché lo straniero deve essere proprio qualcuno in grado di fare qualcosa che nessun altro sa fare, un tocco in più. Una volta che magari l'azienda vi vuole prendere, dovete avere per legge sia almeno 3 anni di esperienza nello stesso campo con una lettera di raccomandazione dal datore di lavoro precedente, possibilmente una certificazione linguistica, più alta è meglio è. Poi il vincolo più grande è dalla legge che per tutelare i coreani assume uno straniero ogni 5 coreani, quindi se l'azienda è piccola già siete tagliati fuori. E poi generalmente appunto la laurea più altri documenti che attestino il vostro stato finanziario, i genitori, visite mediche eccetera eccetera, e tutti questi documenti devono essere tradotti in coreano. Farlo in Italia costa l'ira di Dio, costa un occhio della testa, perché va fatto col notaio o con la postilla. In Corea si può salvare qualcosina mandando in alcuni studi appositi, se magari la documentazione in inglese è ancora più facile da tradurre rispetto all'italiano. Detto ciò, non voglio né scoraggiare nessuno né dire che è impossibile, però sicuramente magari pensare che è più facile trovare lavoro in Asia che in Italia è abbastanza lontano dalla realtà, perché già magari in Europa si è cittadini europei, quindi già si hanno meno problemi per il visto. È più facile perché ci sono già tantissimi connazionali o meno, ci sono dei lavori che sono più accessibili, invece qui comunque si è completamente stranieri. Ci sono dei lavori in nero, ci sono molti asiatici del sud-est asiatico, vietnamiti, birmani, thailandesi, indonesiani, anche bengalesi dello Sri Lanka, indiani, che fanno lavori come operai, lo fanno in nero e quando vengono beccati vengono espulsi. Diciamo che è meno severo del Giappone qua, però ultimamente hanno cominciato a fare i controlli. Fino a 10 anni fa gli stranieri occidentali, diciamo i bianchi,
andavano alla grande perché comunque servivano delle comparse nei film, servivano quelle persone che facessero quei lavori di una volta ogni tanto che vai a mettere la tua faccia internazionale, a pubblicizzare X azienda, ma negli ultimi anni ci sono così tanti stranieri che questi lavori sono meno pagati ed è facile trovare lo straniero perché c'è così poca competizione che... O meglio, c'è così tanta competizione che comunque se tu non accetti il prezzo sicuramente ci sarà qualcuno che accetta quella paga. Generalmente tutti i lavori vanno fatti con un visto, se non lo fate rischiate. L'azienda rischia qualche migliaia di euro, parlando di euro di multa, voi rischiate più grosso. Ovviamente tutte le circostanze cambiano da lavoro a lavoro. Se magari voi siete uno chef, non avete bisogno di una laurea. Quindi se avete esperienze e le giuste connessioni, anche una buona raccomandazione, non parlo per forza di raccomandazioni negative, ma uno chef che vi fa una lettera perché comunque anche lui è rinomato, è diverso. Se voi siete un ingegnere piuttosto stimato che sa fare qualcosa che qui non sanno fare, magari è più facile trovare un visto. Quindi ecco, non è per scoraggiarvi, diciamo che non è semplicissimo, poi magari in base alle vostre competenze, alla vostra esperienza o la persona che vi trovate davanti può darsi che sia un attimo più semplice, ma non è sicuramente una passeggiata. Molti impiegati coreani sono cresciuti in questo ambiente, sanno che magari in ufficio bisogna fermarsi un po' di più del dovuto, spesso... Bisogna tenere d'occhio l'opinione generale delle persone che si hanno intorno. Gli stranieri generalmente siamo abituati a non stare a fare straordinari, così anche non retribuiti e tutto quanto. Quindi molti datori di lavoro coreani già tagliano le gambe allo straniero a prescindere per questo tipo di fattori culturali. Però dipende da un sacco di cose. Sicuramente avere una laurea, avere esperienze, avere tanti punti dei requisiti, tanti prerequisiti a proprio favore è un aiuto, però non è una passeggiata. Poi ci sono casi e casi. Se magari siete una persona che si sposa un coreano, una coreana, sarà sicuramente tutto più facile perché comunque rendete il lavoro più semplice all'azienda che comunque per sponsorizzare uno straniero deve investire diversi soldi. Se siete uno studente che esce dall'università coreana è un attimo più semplice perché in Corea conta l'università, se voi venite dall'estero non conta tanto la vostra istruzione perché non sanno distinguere quale università è meglio dell'altro, comunque sia è diverso, però ecco ci sono tante situazioni. Per oggi è tutto, spero di avervi dato delle delucidazioni, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un commento, lasciate un mi piace, condividete, fate pure domande. Un saluto e al prossimo video.